Bentrovati a tutti, buon pomeriggio. Eccoci di nuovo qua per parlare di mercati finanziari e in particolar modo di opzioni, nello specifico le opzioni su azioni. Prima di iniziare, voglio ricordare la speciale promozione dedicata da Banca Sella a tutti i partecipanti ai corsi e ai webinar per l'apertura chiaramente di un conto trader. La promozione consiste nell'applicazione del profilo commissionale numero 6 che permette di operare a costi estremamente competitivi in tutti i mercati. 2,50 € per eseguito sull'azionario italiano, su tutto il comparto obbligazionario, sullo Xetra e sull'Euronext e 6,50 € sul mercato americano del MISE e del Nasdaq. Passiamo a questo punto al nostro webinar. Oggi affronteremo una serie di argomenti utili a comprendere il mercato delle opzioni, ma soprattutto utili a comprendere chi è che movimenta il mercato e come questo ci può essere d'aiuto nell'operare le scelte, nelle nostre scelte operative. Infatti, la volta passata abbiamo fatto una rapidissima introduzione al mondo delle opzioni, abbiamo visualizzato i profili di rischio, abbiamo visto in modo estremamente superficiale il visualizzatore delle opzioni presente sul tool di Banca Sella, nella piattaforma della Sella Extreme. Abbiamo visualizzato le posizioni semplici, long, short, gli spread a debito, gli spread a credito e varie altre combinazioni, imparando soprattutto a comprendere cosa è un profilo di rischio, cos'è un payoff, cos'è un atnow. Abbiamo poi compreso che non è necessario per entrare al rialzo comprare direttamente i titoli, ma si possono appunto utilizzare degli strumenti molto meno costosi e che spesso garantiscono probabilità di successo maggiori rispetto a quello che è il rapporto rischio-rendimento che offrono. Voglio ripartire sempre dal solito esempio, che è un esempio eclatante. L'esempio eclatante è dato dal gap down di Saipem, un gap down del 35%. Chi aveva in mano il titolo si è trovato a fronteggiare una perdita importante sul portafoglio che aveva investito in questo titolo. Esattamente, essendo il profilo del titolo un profilo lineare, ha perso il 35% quella mattina lì. Ma se al posto del titolo avesse invece usato le opzioni, diciamo subito che al venditore di put, a chi era entrato short di put, sarebbe andata male quanto al compratore del titolo, con l'unico vantaggio di aver incassato un piccolo premio. Il compratore di call non avrebbe di certo perso il 35%, ovvero quanto ha perso il titolo, ma avrebbe perso soltanto quello che lui ha pagato per detenere con quella call le 500 azioni controllate su Saipem. In tutti e tre i casi, comunque, gli operatori avrebbero ugualmente perso. Ricapitolando, chi deteneva il titolo avrebbe perso il 35% del proprio portafoglio investito. Chi aveva venduto le put avrebbe perso poco meno del 35%. Il compratore di call avrebbe perso soltanto quei quattro spiccioli necessari che erano necessari per aprire la posizione. Diciamo subito che, francamente, secondo me, nessuna delle tre metodologie appena esposte, va bene. Ci sono alcune cose che dobbiamo ricordarci dei mercati. Innanzitutto, sappiamo che il mercato, l'abbiamo detto anche l'altra volta, può fare tre cose fondamentalmente. Può salire, può scendere oppure rimanere fermo in un trading range o in un range di prezzo. Infatti, la maggior parte dei trader compra il titolo e lo compra nella speranza che questo titolo salga, mentre spera, deve aspettare però, ovvero aspetta. Se non sale e il titolo rimane fermo, non guadagna niente ed ha solo perso del tempo. Se scende, perde. E spesso procede in una delle attività che sono in assoluto le più pericolose nel mondo del trading, ovvero mediare continuamente un prezzo in perdita. Per
Diciamo che a volte può andare bene, ma a volte no. A volte i rischi che si corrono diventano spesso molto, ma molto più grandi di quelli che potrebbero essere i benefici nel mediare una posizione al ribasso. Infatti, quasi tutti abbiamo iniziato le nostre operazioni di trading comprando titoli azionari, magari scegliendo quelli che ritenevamo avere i prezzi troppo bassi. Non so quanta gente ho conosciuto, per esempio, che ha comprato azioni di 6 a pagine gialle, le ha mediate. L'ho fatto anch'io, non nego di essere immune all'acquisto di 6 a pagine gialle. Le ha nuovamente mediate, però non le ho mediate, le ha nuovamente mediate, pensando la classica cosa che pensano tutti, meno di così non si sarebbe potuti scendere. Bene, i prezzi di 6 a pagine gialle sappiamo che hanno fatto molto peggio. Ed hanno lasciato in pratica a gambe all'aria tutti gli operatori che credevano di aver fatto un ottimo affare comprando quel titolo ad un prezzo così basso. In realtà si stavano esponendo ad una perdita che non è stata più recuperabile, assolutamente. Un esempio anche eclatante è guardare i grafici di, che ne so, questi che ho messo sulla slide, che sono di Unicredit, di Intesa San Paolo, di ENI. Sono tutti grafici dove uno si domanda che fine ha fatto chi ha mediato in perdita questi titoli, considerando anche lo stacco dei dividendi, che poi alla fine si è rivelato lo stacco dei dividendi uno specchietto per le allodole. Guardate questi titoli, che dramma e che disastro hanno creato nei portafogli di chi si è messo a mediare le posizioni. E parliamo appunto delle aziende più grandi d'Italia, non sono aziende piccole. Poi l'idea di aggiungere dei soldi ad una posizione che già di per sé è in perdita, per mediare appunto il prezzo di carico, è una posizione che è malsana e la si demolisce facilmente. Infatti, la perdita che noi vediamo sul conto titoli della nostra posizione ci sembra sempre provvisoria, ci sembra provvisoria finché non vediamo il titolo, non lo vendiamo. E quella perdita, però, lì, finché non vediamo il titolo sul conto corrente, per noi non esiste. In realtà non è così, è molto semplice da spiegare, perché chi fa trading con i future o chi usa i margini per aprire o chiudere le posizioni sa che il regolamento della posizione avviene di giorno in giorno. Ogni giorno viene contabilizzato il guadagno e la perdita sul conto titoli. E il fatto che la perdita sul conto titoli non venga contabilizzata, ossia implicitamente nel conto titoli stesso, è la stessa identica cosa. Sono soldi che non ce li abbiamo se chiudiamo la posizione. Quindi, avendo ancora delle disponibilità economiche ed un portafoglio ancora da investire, perché dobbiamo aggiungere soldi proprio su quel titolo che magari sta andando a capofitto e che non ci fa altro che far perdere altro denaro? Magari se ne può scegliere un altro e investire appunto su quell'altro di titolo. E si può entrare sul mercato appunto con un'altra posizione, su un altro titolo che magari abbiamo scelto utilizzando dei parametri coerenti, delle logiche di mercato, e con i guadagni dell'uno possiamo riuscire a rimediare alle perdite dell'altro senza necessariamente entrare in media su quello che sta perdendo. E semmai, se dobbiamo proprio aggiungere dei soldi, aggiungiamoli casomai alle posizioni vincenti, non alle posizioni che stanno perdendo. Infatti c'è un vecchio detto, vabbè, sono sempre luoghi comuni, che si dice, che l'ha detto Warren Buffett: monetizzare i profitti sui titoli in guadagno e mediare i titoli in perdita è praticamente come strappare i fiori e annaffiare le erbacce. Vi faccio vedere adesso questa slide con la quale si capisce qual è il pericolo di chi cerca di mediare una posizione in perdita nel tempo. Queste lì sono tutte le percentuali che ci vogliono per recuperare una perdita del 9, del 20, del 25, del 30%, del 50%. Ovvero è un calcolo molto facile. Infatti, questo grafico ci mostra
La curva del drawdown è come la percentuale necessaria per recuperare la perdita cresca non in modo diretto, ma in modo esponenziale. Infatti, per recuperare una perdita del 50% del capitale di partenza e ritornare in pari, ovvero per recuperare e basta, dovremo guadagnare almeno il 100% del capitale residuo. Per cui l'approccio di chi lo fa di professione segue un criterio molto diverso da quello del cliente retail, ovvero il criterio di mantenere a un livello contenuto le perdite che inevitabilmente si producono durante un'operatività. Il mercato non dà modo di guadagnare sempre e dappertutto, però queste perdite non devono pregiudicare la possibilità di un loro recupero. Perciò aprono solo posizioni adeguate alla loro capitalizzazione, realizzando una serie sì di piccole perdite, come abbiamo detto, che sono inevitabili in chi fa trading, però accanto a una serie di piccoli guadagni e altri grossi guadagni che fanno lievitare in alto la performance complessiva di portafoglio. Torniamo dopo comunque su questo concetto. Diciamo che ci sono altri trader che sono un pochino più evoluti e non comprano il sottostante, ma utilizzano le opzioni e costruiscono una posizione un pochino più complessa. L'abbiamo vista anche l'altra volta, però l'abbiamo solo accennata. Ovvero comprano il titolo, ma contemporaneamente entrano short di call, creando una figura che si chiama covered call, che altro non è che una short put, come in figura che short put sintetica. Diciamo che gli americani sono amanti di questa figura, sul loro mercato azionario lavorano tantissimo figure del genere, che alla fine sì, non sono complesse, sono molto semplici. Altre ancora, la minoranza per entrare al rialzo anziché comprare il titolo e shortare le call, creando una put sintetica, entrano direttamente con delle put naked. In questo modo incassano costantemente un premio che lo incassano a prescindere, possono essere anche assegnati con le azioni, anzi soprattutto in attesa di essere assegnati su determinati livelli considerati di supporto del mercato. Però, come vedete, in pratica questa posizione ha lo stesso identico profilo di rischio di una covered call che è composta dal sottostante al rialzo e da una call short. Quindi la domanda è: cosa bisogna fare? Bisogna innanzitutto costruire strategie che siano in grado di proteggerci dai pericoli, e i pericoli possono essere, come abbiamo visto nelle prime slide, quello di Saipem, che domani il sottostante apra con un gap di meno 35%. Per cui le strategie che mettiamo in piedi devono essere innanzitutto coerenti con i movimenti del mercato, sia con ciò che ci dice il prezzo, ma anche con ciò che viene movimentato dietro ad un prezzo, perché una cosa che non dobbiamo mai dimenticare è che un grafico dei prezzi mostra solo una parte superficiale, chiamiamolo del mare. Il prezzo è la superficie del mare, ma il mare è pieno di correnti, queste correnti spostano le onde e il movimento dell'acqua da una parte all'altra. Le correnti sono i flussi di denaro che vengono movimentati dagli operatori. Quindi, in pratica, quello che è importante è che dobbiamo sempre tenere a mente che un movimento di prezzo è sempre e soltanto una derivata di un movimento di flusso monetario. Per cui un prezzo, cioè il prezzo che noi vediamo sul grafico, è solo un numero, ma dietro a quel prezzo c'è un mondo di interessi contrapposti, di operatori, di hedger, di retail, di istituzionali, ognuno dei quali ha il proprio compito di tirare sempre l'acqua al proprio mulino e adotterà tutte le tecniche possibili per non, sempre tornando all'acqua, non far seccare la fonte, non far prosciugare la fonte. Quindi adesso iniziamo a vedere come va letto il prezzo del mercato e subito dopo affrontiamo quali sono le operatività più coerenti da mettere in piedi, ovvero cosa non fare
e quali titoli non scegliere e perché. Allora, innanzitutto partiamo con lo spiegare come viene movimentato il prezzo di un determinato titolo sul mercato, spiegando chi sono gli attori che muovono i prezzi, che muovono i soldi su questo mercato. Allora, non utilizzeremo, questa è una cosa che mi preme sempre ripetere perché ho proprio una repulsione verso questo tipo di strumenti che sono le medie mobili, gli oscillatori, i soliti indicatori di analisi tecnica, la price action, che funzionano quando funzionano e non funzionano quando non funzionano. Non è che li demonizzo, però francamente mi servono molto, a molto poco. Diciamo che avendo io questa repulsione, li considero dei metodi di trading particolarmente fallaci e pericolosi. E secondo me l'unica salvezza che ha il trader utilizzando questi strumenti è solo un corretto e coerente uso del money management applicato al proprio portafoglio. Solo così si può sperare di rimanere a galla il più a lungo possibile, limitando purtroppo quelli che sono i pesanti drawdown a cui si può andare incontro senza la necessaria preparazione. Quindi, ritornando al discorso di prima, c'è un dato di fatto che è incontrovertibile: il mercato è mosso solo dal denaro. Questo denaro è un insieme di interessi contrapposti di una miriade di operatori. Un prezzo, per essere chiari, non saprà mai di essere alla fine di un ciclo trimestrale, oppure di aver attraversato una media mobile, oppure aver toccato livelli di ipercomprato, come dicono tanti, su uno dei tanti oscillatori di momentum che magari rimangono per aria, settimane e mesi, e poi lascia la bocca asciutta a tutti quelli che volevano entrare o uscire perché rimangono in ipercomprato, ipervenduto per troppo tempo. Il prezzo però non lo sa che loro esistono. Infatti, quante volte abbiamo visto questi oscillatori rimanere in ipercomprato e in ipervenduto? Quante volte l'incrocio di medie mobili ha prodotto stop loss e partenze contrarie addirittura dei prezzi? Quante volte un ciclo trimestrale, un intermedio non si è chiuso ed allora che cosa si dice? Che è stato un ciclo lingua, la cosiddetta lingua di Bayer la chiamano. Per cui alla fallacia di questa analisi tecnica il tecnico riesce sempre a trovare una giustificazione e un nomignolo simpatico per dire vabbè, hanno fatto un'altra cosa di quella che pensavo. Resta il fatto però che il mercato reagisce solo a quelli che sono i reali posizionamenti monetari degli operatori. E questi posizionamenti, dobbiamo ricordarcelo, sono tutto meno che casuali. Rispondono infatti a delle precise regole di money management e moneyness, che sono strumenti che i grandi operatori, le grosse banche d'affari, i fondi di investimento sanno perfettamente utilizzare. E per riuscire ad essere profittevoli è necessario aprire un po' la mente, guardare oltre al solito indicatore colorato, cercando di capire quali sono i veri trigger che muovono il mercato, quelli che possono dare o togliere un impulso, e allora è molto più probabile riuscire ad essere profittevoli con maggior costanza, applicando anche le solite regole del money management, che in questo caso non sono solo l'ancora di salvezza, ma uno strumento in più che è importante avere nella nostra cassetta degli attrezzi. Quindi, l'unico punto fermo da non dimenticare mai è che il denaro è il core business del mercato. Quindi, per comprendere le intenzioni del mercato, bisogna seguire giorno dopo giorno i movimenti e i percorsi che fa questo denaro, dove viene messo, dove viene tolto, da chi e perché. Il prezzo, infatti, lo ricordo ancora, è semplicemente una derivata di quelli che sono i movimenti contrapposti di due operatori, uno che compra ed uno che vende, e deriva solo da questo, deriva da dove viene messo o da dove viene tolto il denaro. Noi dobbiamo guardare prima del prezzo, dobbiamo guardare a monte. Facciamo conto che il prezzo è la punta di un iceberg e sotto c'è tutto un mondo da osservare, da controllare, da monitorare. Per cui dobbiamo valutare quali sono le reali cause che muovono il prezzo,
che non sono le medie mobili, non sono un Fibonacci o un oscillatore magico, che purtroppo sono segnali che vengono sempre dopo al prezzo e sono solo passivi, sono dei placebo mentali, mentre in realtà sono formule matematiche applicate al prezzo e francamente non hanno un grande senso se applicate a una gestione profittevole di un portafoglio. Quindi, qual è l'indicatore del denaro, del movimento di denaro? È l'open interest, ovvero gli open interest, facciamo una piccola presentazione di cosa sono per chi non li conosce, sono i contratti che sono rimasti sul mercato ed essendo posizioni realmente rimaste a mercato, sono la risultante del denaro di un operatore che ha acquistato e di un altro che ha venduto, ovvero sono la misura del rischio degli attori, ovvero di coloro che muovono il mercato, sono i soldi degli operatori. Gli operatori dove ci sono open interest hanno messo a rischio il loro denaro, uno che ha comprato e uno che ha venduto. Quindi ricordiamoci, gli open interest non vanno confusi con i volumi. I volumi sono la quantità di contratti scambiati in una sessione di borsa e li possiamo considerare alla stregua di pettegolezzi, si va dalla parrucchiera. È successo questo, è successo quello, dice, però non abbiamo la prova che sia realmente successo, ce lo dice la chiacchiera, il pettegolezzo, ovvero il volume. Vediamo che un volume si forma, però l'unica informazione che ci dà è che a un dato livello di prezzo c'è stato sì un interesse fra due opposte controparti che hanno nell'immediato finalizzato quel contratto, però non sappiamo se quello scambio servirà agli operatori per rimanere in posizione, se servirà per togliere la posizione, ovvero togliere del denaro dal mercato, o semplicemente se quello scambio apre o chiude la posizione. Tipica movimentazione che fanno i day trader, long nei supporti, short nelle resistenze e a fine giornata chiudono la posizione, per cui non finalizzano nulla, scambiano solo volumi che non si finalizzano in open interest. Per cui diciamo che un volume può essere apertura, scambio o chiusura di posizione. Può creare, può togliere, ma o non influire assolutamente sull'open interest. Al contrario del volume, invece, l'open interest rappresenta la sostanza, ovvero i fatti del mercato. Per cui un volume si finalizza in open interest solo quando la borsa di riferimento chiude. Dopo la chiusura procede a calcolare i contratti end of day rimasti appunto in pancia al mercato. Ricordiamoci che gli open interest è possibile calcolarli soltanto a borsa chiusa. Quindi, facendo un sunto velocissimo, essendo gli open interest delle reali posizioni rimaste al mercato, sono la risultante del denaro di un operatore che ha acquistato e del denaro di un altro operatore che ha venduto. Hanno quindi un'importanza enorme su quello che poi sono le aspettative ed il sentiment di mercato. Passiamo adesso a vedere chi sono questi operatori. Partiamo con il dire che alla categoria dei grossi operatori appartengono di diritto i cosiddetti istituzionali, ovvero i gestori di fondi, le SGR, le banche. Di solito questi investitori gestiscono un portafoglio azionario nel senso che hanno posizioni, ovvero hanno azioni del sottostante nel portafoglio e utilizzano i derivati di quelle azioni o di quell'indice solo per coprire la propria posizione rispetto a quelle che sono le loro aspettative in termini di rischio e rendimento. Per cui l'approccio che ha l'istituzionale è un approccio che possiamo definire evidente, ovvero tendono ad aumentare e ad accumulare le posizioni rialziste man mano che il mercato continua nel trend al rialzo, riposizionandosi spesso su quelli che sono i fisiologici ritracciamenti. Al contrario, tendono a diminuire le posizioni rialziste una volta che è stato raggiunto uno specifico target di prezzo e di tempo, magari. Spesso aggiungiamo che i portafogli azionari vengono costruiti replicando quasi fedelmente quelli che sono gli indici di riferimento, ovvero che so, il FTSE MIB con i 40 titoli, per cui
saranno dei portafogli che avranno percentuali tali di azioni, delle 40 azioni a maggior capitalizzazione del FTSE MIB rappresentate nei loro portafogli. E appunto per questo, per semplificare le proprie azioni di copertura, vengono utilizzate le opzioni di quel determinato indice. Ad esempio, quando le quotazioni su un mercato azionario sono in crescita, se si tratta di un trend solido e duraturo, generalmente il rialzo è alimentato dalla costruzione di portafogli azionari da parte degli investitori che fanno acquisti prevalentemente di put OTM, a copertura appunto, e a volte finanziano questo acquisto con la vendita di call OTM, per cui avendo il sottostante e comprando put OTM, come si vede nella figura sotto nei cerchietti, costruiscono una posizione sintetica simile a quella di una long call. Quindi, una volta compreso questo meccanismo, ovvero che gli operatori istituzionali, quelli che entrano in trend solidi e duraturi, o perlomeno che utilizzano le proprie posizioni di portafoglio per rinforzare un trend, entrano con put a protezione, perché per statuto, per regolamento non possono avere scoperture di portafoglio, ed entrano con il sottostante, perché devono avere posizioni solo long. Per cui vedremo spesso grandi quantità di put su trend rialzisti. Passiamo alla prossima slide. È importante, infatti, prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione finanziaria, ricordarsi un postulato, che è un postulato molto semplice, perché molti se lo dimenticano. Ogni volta che noi entriamo a mercato, esponiamo i nostri soldi ad un rischio. Il rischio spesso lo chiamiamo caso. Il nostro obiettivo principale quando entriamo a mercato e esponiamo i nostri soldi ad un rischio è quello di avere quel famoso caso, chiamato caso, rivolto a favore. E appunto per operare con le probabilità a favore devo trovare una risposta a questa domanda. Ovvero, quali devono essere le motivazioni oggettive che mi confermano di avere buone probabilità di successo ad operare su un determinato titolo? La risposta me la deve dare innanzitutto la lettura delle chain delle opzioni, dopo le guardiamo, le chain delle opzioni di un determinato titolo. Quello che per me è fondamentale comprendere è se su quel determinato titolo c'è o non c'è open interest, ovvero se c'è interesse da parte degli operatori, se c'è denaro, l'interesse è denaro, ovvero se i grandi player hanno messo a punto del denaro oppure no, e dove lo hanno messo, su quali strike hanno messo le loro scommesse. Allora, come faccio a vedere se c'è interesse? Devo cercare di rendere visibile e facilmente leggibile la complessa chain delle opzioni, che è ricchissima di numeri. Chi la apre per la prima volta non sa da che parte guardare, però alla fine se non si sanno leggere, infatti ci indicano ben poco. Dobbiamo appunto trasformarla in un semplice grafico ad istogramma, e in questo modo sarà molto più facile visualizzare dove gli operatori hanno posizionato i propri rischi, ovvero il proprio denaro, e come si stanno muovendo in sintonia con il mercato. Per iniziare a fare una prima scrematura, quello che dobbiamo visualizzare subito sarà il put call ratio. In questo caso ci viene in aiuto il sito di Borsa Italiana. Adesso hanno fatto una nuova pagina. La nuova pagina è questa, che si raggiunge tramite Borsa Italiana, derivati, opzioni su azioni, poi dopo vediamo cosa c'è da vedere qui. Questa pagina infatti ci consente di procedere a una prima scrematura dei titoli. Questa scrematura è utile per comprendere se e dove gli operatori stanno posizionando il loro denaro, il loro interesse. Allora, come riferimento dovremo sempre utilizzare tutti i sottostanti che hanno un put call ratio superiore ad 1. Il primo riferimento è quello, put call ratio superiore ad 1. Ovvero,
la quantità di contratti di put deve essere assolutamente maggiore rispetto alla quantità di call scambiate. Più è alto questo valore, e meglio è. Apro una velocissima parentesi per spiegare nel modo più semplice possibile cosa è il put call ratio. Allora, il put call ratio è un semplice rapporto che c'è fra le quantità di put e le quantità di call a mercato. Se le put sono superiori, il rapporto sarà superiore ad 1. Se invece sono maggiori le call, il rapporto sarà inferiore ad 1. Per farla breve, normalmente i titoli tonici, i titoli forti, hanno sempre un put call ratio superiore ad 1. E questo è facilmente comprensibile da quello che abbiamo spiegato precedentemente, ovvero i grandi player, gli istituzionali, si muovono comprando i titoli e comprando le put a protezione. Quindi, se ci sono le put, vuol dire che quel titolo è stato preso come titolo per investire i soldi da parte di questi operatori istituzionali. Però attenzione, sapere che il put call ratio è superiore ad 1 non vuol dire assolutamente che il titolo è in quel determinato momento un titolo che è oggetto di acquisto da parte degli investitori. Infatti, il put call ratio è solo un primo passaggio che è importante per dare questa superficiale scremata al mercato, per comprendere se c'è interesse, ma è di fondamentale importanza vedere dove sono posizionate queste gran quantità di put a mercato. Quindi, quello che conta, dopo aver scovato le azioni che hanno un put call ratio superiore ad 1, è che quelle put siano per la maggior parte dietro al prezzo, ovvero sulla parte sinistra del prezzo, ovvero in chiara funzione supportiva, chiamiamola così, ovvero di quegli operatori che stanno dando fiducia a quel determinato titolo. C'è anche poi un'altra pagina molto importante da consultare, sempre da Borsa Italiana, è questa qui, i lotti minimi. Anche su questa ci si va partendo da derivati, home page, derivati specifiche contrattuali. Qui è molto importante avere la percezione di quello che si sta facendo perché ogni sottostante è controllato da tot numero di azioni, ogni opzione. Ovvero quante azioni vengono controllate da una singola opzione, put o call. Per esempio, A2A. Una call o una put controlla ben 5.000 azioni. Vedete che numeri grandi. Però ci sono anche Brunello Cucinelli, per esempio, ne controlla 100, CIRD ne controlla 1.000, ognuna ha la propria specifica. Quindi, torniamo alla nostra pagina di Borsa Italiana e andiamo a dare un'occhiatina ai titoli che hanno un put call ratio superiore ad 1. Rivediamo d'occhio. Le put sono a destra, le call sono a sinistra. I volumi non ci interessano perché sono i volumi di scambio fatti in quel momento, per cui vediamo un po', andiamo a vedere qualche titolo interessante come Banca Generali. Banca Generali ha 1829 put e 729 call. Vedete, open interest put sono quelle a destra e quelle a sinistra sono le call. Quindi il put call ratio è ben superiore ad 1, sono più del doppio. Andiamo a vedere un altro titolo che a me piace, per esempio Fiat Chrysler Automobile. In questo caso 135.000 put contro 86.000 call. Sono maggiori le put, sono tante anche le call, però il titolo teoricamente come Banca Generali è bello tonico. Scendiamo in basso, andiamo a vedere altri titoli a caso, un altro titolo molto grande, molto importante. È Unicredit. Unicredit al contrario di Banca Generali, al contrario di Fiat Chrysler, ha un put call ratio inferiore ad 1. Le put sono 164.000, le call sono superiori, ovvero sono 184.000. Per cui utilizzando il portale di Borsa Italiana, io intanto procedo a fare questa prima scrematura. Abbiamo visto che ci sono due titoli che sono Generali e FCA, che sono piuttosto tonici perché hanno un put call ratio superiore ad 1,
ed un titolo che è Unicredit che è molto meno tonico, è molto più leggero come forza, perché il put call ratio è inferiore ad 1, ci sono più call che put. A questo punto voglio aprire la piattaforma di Bancasella e far vedere come si riesce a costruire. Prendiamo generali, prendiamo generali e vediamo, questa che rascende le opzioni come si vede chiaramente, voglio troppo grande così, la voglio ingrandire in questo modo, così si prende tutta. Ci sono due modi per costruire un istogramma degli open interest. Il primo utilizzando la funzione delle DDE, ovvero cliccando con il tasto sinistro del mouse sul primo strike, che è il 4, andando in fondo a questo strike, il tasto Shift le seleziono tutte. Dopo averle selezionate tutte, che mi è caduto anche il microfono, apro la scheda servizi, crea formule DDE prendiamo il lato call e lo sistemiamo sulla sezione strumenti, il lato put lo sistemiamo sulla sezione strumenti, clicchiamo sulle due finestrelle e scegliamo lo strike price e l'open interest. Facciamo copia e a quel punto basta aprire un foglio Excel, incollare il tutto. Vediamo un po' di aprire un foglio Excel. Abbiamo qua sotto, abbiamo detto generali, incolliamo tutta la scena delle opzioni che si collega con le DDE direttamente. Selezioniamo lo strike price, ci mettiamo le call, ci mettiamo le put e facciamo il grafico, molto semplice. Una cosa ancora più semplice invece è questa qua. Riprendiamo il nostro tool di Bancasella. Facciamo semplicemente esportazione. Esporta su Excel ML. Si apre in automatico questo foglio di Excel. Abbasso un attimo l'audio perché forse c'è qualcuno che sente un rimbombo, mi dispiace, non lo sapevo che si sentiva questo rimbombo. Prendiamo lo strike price, li selezioniamo tutti quanti. Ce li incolliamo da questa parte gli strike price. Prendiamo gli open interest delle call, sempre davanti le call, sempre a sinistra del copia e incolla. Prendiamo gli open interest delle put, sempre con la stessa funzione del copia e incolla. Prendiamo accanto alle call, scriviamo call da una parte, put dall'altra, selezioniamo tutte e tre le celle, c'è stato qualcosa che ho cliccato in più, ecco. Andiamo su Inserisci e creiamo un grafico a istogramma utilizzando il grafico a colonne. Questo grafico lo possiamo modificare, mettere i numeri, farlo nero. Come vedete, abbiamo creato questo grafico degli open interest, ovvero del denaro che gli operatori hanno realmente a mercato. Vedete quante put sono dentro questo
Questo titolo che abbiamo visto che è generale, questo titolo, tantissime put, tante, veramente tante, rispetto alle poche call che sono queste blu. Le put abbiamo visto sono queste arancioni e le call sono queste blu. Allora, chiusa questa parentesi su come si fa a costruire un istogramma dei cumulati degli open interest, non salviamo, torniamo indietro, abbassiamo questo e rimettiamo la nostra slide. A questo punto dobbiamo trovare il titolo che soddisfa i nostri criteri di interesse, ovvero il titolo che abbia quelle quantità di put dietro il prezzo ed un rapporto put call ratio pari o superiore almeno ad 1. Ed iniziamo appunto a vedere come operare con coerenza. Io a questo punto ritornerei però sui grafici. Vi voglio aprire gli istogrammi di generali, che abbiamo visto che è molto tonico, non aggiorniamo. Ecco, generali, il totale, io l'ho già scaricati oggi, l'ho scaricati anche nei giorni passati, per dire. Generali nel corso dei giorni, ad esempio, dal 15 al 10 non ha fatto altro che aumentare le put sotto il prezzo è rappresentato adesso da questa che è la striscia. Questa freccia gialla, e che cosa hanno fatto? Hanno tolto addirittura le call perché era un mercato che spingeva verso l'alto. I fatti sembrano aver dimostrato questo. Andiamo a prendere un grafico del. Scusate, ci vuole un pochino di tempo qui per sistemare queste cose. Allora, generali, come si vede. Ha avuto una bella spinta rialzista nel corso di questi periodi. Una spinta rialzista che è partita da, vediamo un po' da dove è partita, da 11 più o meno, vedo. Vediamo un po' dove hanno piazzato le loro put gli operatori. Precisamente a 11. Su quel supporto i grossi operatori sono entrati sul titolo. E hanno coperto quel titolo comprando queste put. Queste put sono il supporto di questo titolo per questi operatori che sono entrati nel mercato. Vediamo a questo punto anche un altro titolo, così facciamo un po' di raffronti. Un titolo che magari ha un po' deluso, vediamo un po'. Questa la possiamo anche abbassare, se mi riesce, non mi riesce. Unicredit, vediamo un po' Unicredit. Unicredit è salito abbastanza, però vedo che rispetto all'altro si è fermato in questi giorni di grandi rialzi, proprio si è inchiodato, queste sono candele giornaliere. Vediamo un po' cosa è successo al titolo Unicredit dietro al prezzo. Allora, Unicredit di dicembre, perché si va a vedere sempre la trimestrale più vicina. Unicredit, come vedete, ha tante call che stanno pressando il prezzo. Vediamo cosa hanno fatto nei giorni passati gli operatori. Hanno tolto, anziché metterle, hanno tolto le put, sono queste rosse le put, ovvero non hanno prezzato un rialzo dal 6 di novembre al 10 di novembre, per dire, e non l'hanno prezzato neppure dal 15 di ottobre, questo rialzo, perché hanno tolto tante put a strike 6.6. E al contrario sono salite le call che solitamente funzionano da, possiamo dire, da take profit o perlomeno da resistenza. Per cui a 7 c'è questa pila di call che è stata poi passata dal prezzo che è arrivata a battere all'incirca in area, dov'è quest'area qui? 7.8, 7.9 all'incirca. Allora, riabbassiamo qua e riprendiamo le nostre slide, giusto per far vedere. Allora, questa qui no, questa qui sì. Dunque, ho aperto il filo, lo ritroveriamo. Troppe slide.
Allora, a questo punto abbiamo detto, vediamo di trovare, di operare con le modalità a favore, ovvero trovare, abbiamo detto, dobbiamo trovare quel titolo che soddisfa il nostro rapporto di put con ratio, queste put devono essere, come abbiamo visto, dietro al prezzo, e vediamo come affrontare. Passiamo alla prossima slide, dove proprio si vede cos'è una long sottostante più long di put. Per cui abbiamo visto che gli operatori professionali entrano sul mercato comprando il titolo, ovvero il sottostante, long sottostante, ma coprono sempre la posizione a rischio acquistando delle put OTM, delle economiche put OTM. Possiamo quindi anche noi tentare di replicare questa posizione che ormai conosciamo piuttosto bene, l'abbiamo vista anche nelle slide precedenti, anche nel webinar precedente. Nella pratica possiamo creare la cosiddetta call sintetica, che è formata da long put accoppiata alla long di sottostante. Però noi piccoli retail opzionisti, al pari di quelli che sono gli hedge professionisti, non abbiamo gli obblighi che ha un fondo di investimento o una banca che deve comprare e detenere il sottostante. Quindi possiamo permetterci anche il lusso di fare quello che fanno i grandi fondi e le grandi banche, ovvero comprando semplicemente una call. Come vedete, se io compro una call, faccio l'esatta replica di un profilo di rischio del portafoglio che ha un grande fondo. Dobbiamo decidere se comprarla ATM, ITM, OTM e anche la scadenza. Ovviamente, più la compriamo ITM, più la call ma si sente male perché vedo prova prova qui sulle domande. Mettetemi una, ditemi che va tutto bene sull'audio perché non ho capito se sto parlando a vuoto. Intanto continuo, poi aspetto la risposta di Davide o di Claudio, visto che hanno scritto che si sente un rimbombo e prova prova. Quindi, più la compreremo OTM questa call e meno spenderemo, ma contestualmente abbasseremo le nostre probabilità di profitto a scadenza. Quindi, semplificando al massimo, il delta dell'opzione, oltre che come moltiplicatore del prezzo del sottostante, può essere usato per comprendere quante probabilità ha quella determinata opzione di scadere in demand. È chiaro quindi che un'opzione che ha delta 0,5 ha, secondo questo semplice e superficiale enunciato sul delta, il 50% di possibilità di scadere ITM. Al contrario, un'opzione che ha un delta piccolo come 0,10 ha solo il 10% di possibilità di scadere ITM e così via. Per il momento useremo solo le scadenze trimestrali non inferiori ai 3 mesi, in quanto sono le più cariche in termini percentuali di valore temporale, ovvero le cosiddette scadenze che sono chiamate delle tre streghe, poiché sia i future che le opzioni su azioni e le opzioni sui future e sugli indici scadono. Vediamo un po' le risposte, scusatemi. Ah, perfetto, tutto ok, molto bene, sono contento. Quindi, fra le trimestrali dobbiamo ricordarci che a farla da padrone in assoluto sono due scadenze, le semestrali di giugno e di dicembre, dove vengono calcolati i riporti. E poi basta vedere che quantità di contratti ci sono su quelle due scadenze rispetto a tutte le altre. Cambiamo slide e visualizziamo quella che è la chain di Bancasella. Come vedete, comprando call ATM io l'ho fotografata quando il prezzo batteva 1,6, per cui prendetela con il beneficio di quella data lì. La scadenza era il 18 di dicembre, ovvero la trimestrale, la semestrale che chiude l'anno. Vediamo appunto che comprando una call a strike 1,6 noi la paghiamo 110 euro e guadagniamo a scadenza a partire da 1,710. Ma nel momento in cui entriamo, se il prezzo ci viene a favore, guadagniamo fin da subito, senza necessariamente attendere la naturale scadenza, perché le opzioni si possono chiudere anche nel durante, non è che uno deve tenerle fino a scadenza.
invece compriamo una call OTN, paghiamo una cifra molto più bassa, ma è leggermente più lontano anche il prezzo, ovvero il prezzo dal quale è possibile guadagnare. In pratica, se compro opzioni ATM ed OTM, compro, possiamo dire, un'illusione che il prezzo, una speranza che il prezzo possa fare quel tal movimento entro quel tal tempo stabilito nel contratto. In questo caso deve farlo entro dicembre 2020. Insomma, per essere chiari, il cambio fuffa, ovvero valore temporale, che è proprio la fuffa delle opzioni, con i miei soldi, però i miei soldi sono veri anche se sono pochi. Quindi se acquisto una call ITM mi accorgo in realtà che pago molto di più, ma oltre alla fuffa, che è il valore temporale, acquisto anche tanta sostanza, che è anche il valore intrinseco, il valore implicito di quella call. E a livello probabilistico si può affermare che le probabilità di guadagno salgono sempre di più se da OTM si va ad ATM e se da ATM si va addirittura ad ITM, ma al pari delle probabilità di guadagnare aumentano anche i rischi. Più si è OTM e meno si spende, meno rischi si corrono. Più si è ITM, più si spende e maggiori sono i rischi nel caso le cose vadano male. Allora, con le ITM abbiamo detto che le probabilità di guadagno sono maggiori, infatti il delta, che oltre a vederlo come il valore della leva del prodotto finanziario, può essere letto anche come la probabilità che ha un'opzione, come abbiamo detto prima, di finire in demane, ITM. Maggiori sono le probabilità, maggiore è il delta e maggiore però è il costo di questa scommessa. Ovviamente maggiore è il delta, maggiore è il costo e maggiori possono essere anche le perdite. Però oltre a comprare le call e pagare un premio ben definito per un ipotetico guadagno infinito, perché vedete il profilo di rischio in questo caso è infinito, una volta superato lo strike price e il premio pagato si comportano esattamente come le mille azioni di, in questo caso, Intesa San Paolo. Nella prossima slide, infatti, vediamo che per fissare un target price, fin da subito e permetterci addirittura di risparmiare qualcosa, si può vendere una call un pochino più lontana. Questa vendita ci abbassa un po' il prezzo di carico e ci dice fin da subito a dove possiamo esporre la nostra posizione a rischio. Questa è uno spread a debito di call, chiamato anche bull call spread. Francamente è molto meglio di una call solo comprata, perché una call solo comprata spera in un rialzo infinito, ma nella realtà il rialzo trova spesso nel tempo che dura quel contratto dei bottom dove il prezzo cede e poi forse riparte. Come esempio, infatti, noi utilizzeremo sempre la solita call a strike 1,6, che ipotizziamo a 1,6 quotare 0,1. 110, ovvero 110 euro, e venderemo uno strike più lontano, il cosiddetto strike OTM, uno strike OTM dal quale incassiamo 0,022,5. Questo è il premio che noi incassiamo. In questo modo abbassiamo sensibilmente il costo di acquisto della long call e di conseguenza il mio stop loss è molto vantaggioso, ma contemporaneamente metto un vero e proprio take profit a 1,90 a scadenza, ovvero io più di 1,90, anche se il titolo va a 2, più di 1,90 non posso guadagnare. Però la spesa e lo stop loss non saranno più di 110 euro, ma alla fine l'operazione ci costerà 89 euro. E una volta arrivato il prezzo ad 1,90 avrà raggiunto quello che è il massimo guadagno possibile, ovvero 211 euro. Questi 211 euro sono la semplice differenza fra i 300 euro, che sono il guadagno lordo tra 1,60 e 1,90, meno 89 euro, che è stato il costo della nostra, ve la ricordate l'assicurazione un'altra volta, della nostra assicurazione, della nostra franchigia. Dopodiché, oltre a chiudere la posizione in guadagno, una volta arrivati a scadenza,
si possono operare svariate cose nel durante. Ad esempio, si possono vendere in successione call ancora più lontani e prendersi così un nuovo, chiamiamolo, extra rendimento, creando però delle figure più complesse che vengono chiamate ladder e ratio spread. Le vedremo anche queste successivamente nel corso di questo webinar. Un'altra possibilità operativa che vedo consigliare spesso, però purtroppo con troppa superficialità, è vendere put naked. Vendere put naked sul titolo nell'attesa di essere esercitato per poter entrare in possesso fisicamente di quel titolo a quel determinato strike price. Strike price che noi abbiamo usato per vendere le put. Questa è il classico profilo di rischio di una vendita di put allo scoperto, o come dicono molti, coperta dal denaro di portafoglio. L'inganno a cui spesso va incontro chi apre una posizione del genere è che crede di incassare senza colpo ferire, incassare un premio e di venire esercitato solo sul prezzo strike dove ha effettuato quella vendita. In realtà i rischi a cui si espone sono molto importanti. Primo è l'azzeramento del valore del titolo. Abbiamo visto addirittura a marzo, se vi ricordate, che i prezzi delle materie prime hanno avuto addirittura quotazioni negative, con il segno meno. Io in tutta la mia vita di trader non ho mai visto una cosa del genere. Infatti era una cosa che non era mai successa, in quanto si pensava che al ribasso non si potesse andare sotto lo zero. In realtà addirittura è andato sotto zero, per cui ha messo nei guai tantissimi trader ai quali ha azzerato il conto. Infatti, vedere azzerato un titolo con delle put naked in mano, con delle short put, vuol dire per la maggior parte dei trader chiudere completamente baracca e burattini. E non è simpatico, infatti, avere problemi con il proprio broker perché siamo andati in marginazione, abbiamo esagerato, abbiamo tirato troppo la corda. E può succedere spesso che, più spesso di quello che si pensa, che questa corda poi tende a spezzarsi. Uno dice: sono ben capitalizzato, reggo qui, reggo lì, però alla fine molti si sono accorti che la capitalizzazione andava bene quando magari la volatilità era al 15, 12, 20%, ma con volatilità 70, 80, 90%, quei margini facevano solo il solletico al proprio portafoglio. In pratica, quello che voglio dire è che non sono mai da consigliare posizioni con scoperture così importanti, e anche dire di avere sempre massima attenzione quando si fa trading usando posizioni scoperte, a maggior ragione sui titoli azionari, è una sorta di luogo comune a cui i fatti purtroppo hanno già dato risposte certe, ovvero di chiudere dei conti. Nei tanti casi di cigni neri, perché ultimamente cigni neri sia al rialzo che al ribasso ne abbiamo visti tanti, e si chiamano così perché proprio nessuno è ancora riuscito a prevederli prima. E infatti le chiamate a margine degli operatori e gli esercizi anticipati su queste posizioni sono piuttosto pericolosi, bisogna stare molto attenti. Sono molto numerose le chiamate a margine, molto meno frequenti però gli esercizi anticipati delle opzioni, ovvero l'assegnazione dei titoli. In questo grafico abbiamo venduto, con prezzo sempre di ESP a 1,6, opzioni put a strike 1,5 e abbiamo incassato un premio di 67 euro. Belli contenti, convinti che se il prezzo dovesse scendere potremo acquistare il titolo ad un livello più in basso, avendo addirittura incassato qualcosa per ritirarlo. Vediamo un po' cosa può succedere al nostro portafoglio. Vediamo che il prezzo da 1,6 inizia a scendere e arriva a 1,45. Niente di che. La volatilità in un attimo passa dal 30% al 40%. Sappiamo che non è lineare la volatilità, ma è esponenziale. Il 40% si parla di ATM, ma sulle OTM, ovvero quelle che noi abbiamo venduto, diventa molto più alta del 40%. Il portafoglio è rappresentato dalla linea arancione, non è rappresentato dalla linea nera, quella del payoff, ma è rappresentato dal lat now. Nel lat now si vede che il nostro portafoglio va profondamente in perdita e quindi,
aver incassato 77 euro, 76 euro, adesso abbiamo una perdita di, vedo, 159 euro, 160 euro, ovvero perdiamo il doppio di quanto abbiamo incassato, ovvero dobbiamo restituire due volte il premio, per cui Becchi e Mazziali dicono a Napoli. Il prezzo scende ancora, non si sa più cosa fare, la banca chiama per immettere nuova liquidità, chiudere la posizione in perdita, soprattutto come questa che vediamo che è una perdita solo temporale, è solo volatilità questa qui, perché noi siamo ancora sotto a un tetto di valore temporale che è lo strike 1,45, perché noi iniziamo a perdere sotto 1,45, lì ancora qualche cosina la possiamo riportare a casa a scadenza. Per cui dà molto fastidio a qualsiasi trader dover operare e chiudere o rollare una posizione del genere. Per cui uno dice, va bene, è un minimo, il prezzo potrebbe rimbalzare, non siamo ancora a scadenza, quindi ho tempo, eccetera, eccetera. Intanto però che succede? I premi esplodono, la volatilità implicita pure, gli spread salgono, per cui anche se vuoi chiudere la posizione devi andare a cercare tu chi ti esegue e devi andare sul suo prezzo se vuoi essere eseguito. Di solito il mercato quando ti mette in difficoltà non ti regala niente, anzi ti punisce ancora di più. Quindi il nostro conto tende a tingersi di rosso e i prezzi hanno tutti un segno tristemente meno. Iniziamo a sperare, si inizia a leggere cosa ne pensano su tutti i forum dove operano in questo modo, cerchiamo un conforto, un compiacimento nel leggere che ci sono altre persone nella nostra identica e antipatica situazione e spesso confidiamo solo in una pronta risalita dei prezzi. Addirittura c'è qualcuno che accende i ceri santi, addirittura. Ma niente, il prezzo continua a scendere. Perché quando il trend parte a ribasso, il prezzo fa male, fa molto male. E ipotizziamo che vada a toccare 1,35. A questo punto la volatilità non è più al 30, ma neppure al 40, è arrivata al 50% sull'ATM. Per cui immaginiamoci che disastro sta creando sulle put OTM. E il margine, che fino a prima poteva essere sostenibile, adesso potrebbe essere un problema e potrebbe bloccare tutta la disponibilità del portafoglio. E la perdita adesso è salita, è arrivata a ben 243 euro. Non è possibile movimentare niente, perché quando la banca ti blocca l'operatività, te non puoi fare niente, o immetti liquidità o aspetti che ti chiudano la posizione, come dicono loro, al meglio, ma il loro meglio è di solito il tuo peggio. Per cui, che succede? Succede che la banca ti chiede di immettere liquidità, anche perché quando esplode la volatilità, la Consob di solito dà degli ordini categorici ai market maker di aumentare i livelli di margine, che non sono più dell'11% mediamente, ma salgono dall'11 al 15, poi vengono aggiunte addirittura a questo 15 un altro 17,50 ulteriore. Questo è avvenuto a marzo, non è una cosa che è successa tanto tempo fa. Il conto salta, la banca ti chiude la posizione, come abbiamo detto, la chiude al meglio, chissà, e chi fa trading lo sa cosa vuol dire vederti chiudere una posizione al meglio in un mercato in cui gli spread si sono allargati ed hanno percentuali a due cifre, veramente spread importanti ci sono stati. E infatti, in un mercato come l'Emido, lo spread, ovvero il prezzo che c'è fra chi vende e chi compra, ovvero fra il bid e l'ask, è sempre intorno a percentuali che sono di suo già parecchio alte da capogiro, e questo anche in condizioni di volatilità normali. Per cui immaginiamoci cosa può aver voluto significare in termini, in soldi, in soldoni, la chiusura di ufficio di una put diventata ETM, perché non più sostenibile dal portafoglio del detentore, con volatilità che è salita ma 90, 100, 180, 300, 400% sulle opzioni OTM, profondamente OTM. Per cui un bagno di sangue e spesso è seguita anche la chiusura del conto di trading. Ma ammettendo ancora di avere disponibilità economiche,
per sostenere poi il peso del margine, perché poi magari qualcuno ha detto, va bene, io tengo da parte una parte del dei soldi e le uso come margine per i problemi. Noi abbiamo venduto le put 1,50, ci siamo comunque impegnati a comprare quel titolo a 1,50, anche se il titolo in questo caso è 1,35. Quindi che cosa succede? Noi entriamo in possesso del titolo già con un prezzo medio di carico che è superiore al reale prezzo del titolo che sta battendo in quel momento in cui si viene assegnato, anche se a fronte del piccolo premio che abbiamo incassato. Ho perso la slide, eccola qua, eccola qui. Ecco, questo qui è lo smile, è l'esempio della volatilità, quello che è l'inferno dantesco che serve per comprendere ciò che è realmente accaduto nel periodo di marzo 2020, dove tutti i titoli sono venuti giù nel giro di pochissimi giorni, collezionando un ribasso che io non ho mai visto in vita mia, una cosa epocale. E questo ci deve per forza far comprendere chiaramente una cosa: non si vendono put nude per fare posizione. Al massimo ci si scopre a borsa aperta, ovvero durante la sessione. Vi ricordate quante volte sono stati sospesi i titoli per eccesso di ribasso e era impossibile entrare in protezione con un bel niente perché il prezzo magari poi ti riapriva al 10% più in basso, al 15% più in basso, e eri fregato perché non potevi niente, non era un disastro. Quindi, durante la sessione si può provare per necessità di trading a togliere la copertura, magari incassando una temporanea plusvalenza, aspettando un ritracciamento del prezzo per rimetterla ad un prezzo più basso, ma prima della chiusura va sempre rimessa dentro la nostra piccola copertura. Infatti, in quelle posizioni che abbiamo visto prima, sarebbe bastato comprare una piccolissima put del valore di una pizza, facendo un esempio come abbiamo fatto su Intesa San Paolo, che lo metto subito, valore di una pizza, e la nostra posizione sarebbe stata salva. Avremmo potuto chiudere tutto con una piccolissima perdita, magari rollare la posizione, spostarci di scadenza. Avremmo potuto addirittura farci trading, poter aumentare i profitti con quella gamba coperta che si era nel corso della grande discesa apprezzata a dismisura. Infatti, se avessimo comprato una piccola put, strike 1 e 2, che al momento dell'apertura della short put ci costava solo 9 euro, non avremmo perso 243 euro, ma ne avremmo persi soltanto 96 al netto del premio incassato. Ovvero, limitiamo, come giustamente scritto qui, limitiamo molto i danni in questo modo, ma soprattutto limitiamo e blocchiamo i margini. Più di tanto il margine non può salire in questa. In una condizione del genere, siamo super protetti a un costo veramente piccolo. Adesso invece mettiamoci nei panni di chi acquista solo il titolo e lo mette nel cassetto e riprendiamo poi il discorso iniziato nella parte all'inizio del webinar. Quindi ritorniamo ai normali traders in retail, ovvero coloro che acquistano semplicemente il titolo e lo mettono nel cassetto, confidando nella solita perenne idea di una salita dei titoli azionari. I titoli azionari, secondo molti, salgono e basta, per cui li prendono e mettono nel cassetto e ogni tanto li riannacquano. Questi operatori che preferiscono lavorare detenendo il sottostante, poiché non amano pagare valori temporali comprando call, perché comprare call costa, non è gratis, anche se ti permette di replicare le azioni, utilizzano invece direttamente e senza leva il proprio denaro, possono appunto cercare di ammortizzare questo rischio con due semplici mosse. Allora, la prima mossa è quella che abbiamo visto prima, la cover call. Consiste semplicemente nel vendere call a strike più lontano, detenendo appunto il titolo. È infatti una cosiddetta vendita coperta tra virgolette parecchio, nel senso che noi, detenendo il sottostante, non abbiamo poi problemi a consegnarlo
quel determinato prezzo strike. Diciamo pure che se i prezzi rimangono tendenzialmente laterali, rappresenta un'ottima opportunità dalla quale prendere un piccolo extra rendimento derivante dalla vendita di quella call. Nel nostro esempio, sempre con ISP, abbiamo comprato 1000 azioni ISP a 1,6, per le quali abbiamo ipotizzato un take profit o un target al rialzo ad 1,8. Bene, a questo punto, detenendo il sottostante, possiamo vendere una call ogni 1000 azioni a strike 1,8, che appunto permettono di avere un guadagno massimo fino a quello strike lì. Questa posizione ha uno svantaggio, è che non copre più di tanto nel caso di ribasso, anche se il premio delle call vendute ci abbassa leggermente il prezzo di carico e quindi la nostra perdita inizia ovviamente più in basso rispetto a quello che è il prezzo di carico detenendo il solo acquisto del titolo. Però, dopo aver consumato tutto il premio di 38 euro di quella call, la posizione inizierà a perdere come qualsiasi altra posizione che ha un profilo di rischio lineare. Vediamo un po' la prossima slide. Come si può intervenire? Ovviamente, come nell'esempio precedente della short put. Per intervenire coprendo il rischio si può comprare delle piccole coperture lontane che però ci garantiscono un concreto appoggio qualunque cosa succeda al ribasso. Nell'esempio, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato metà del premio incassato dalla vendita della call a 1,80 per comprarci una copertura a 1,30. Questa copertura ci farà dormire sempre sonni tranquilli, come abbiamo detto, accada quel che accada. Infatti, l'acquisto di questa put ci garantisce la certezza di una base di prezzo oltre la quale noi non possiamo assolutamente più perdere, però ci apre la possibilità di esercizi di prezzo ancora più conveniente, ovvero esercitare a prezzo ancora più conveniente altre azioni di quel determinato titolo, facendoci abbassare realmente e in modo quasi completamente gratuito il nostro prezzo di carico. Nel caso il prezzo andasse a toccare quello strike comprato a 1, abbiamo detto a 1,30. Però a questo punto possiamo anche ripartire da capo. Se c'è un'ondata rialzista, gli operatori comprano il sottostante e coprono il rischio comprando put. Scusate, a questo punto possiamo riniziare il nostro giro sulla giostra e partire semplicemente dalla vendita di put, meglio ancora da uno spread a credito di put. Poi esistono anche altre tecniche di copertura e di attacco, cominciamo a vederne qualcuna. Fra le più efficaci è la cosiddetta mediata senza ulteriore denaro, ovvero il ratio spread di call. Questa è una tecnica operativa che non ci aumenta il rischio, ma ci permette, nella peggiore delle ipotesi, di ottenere un prezzo di carico più basso della posizione in titoli che abbiamo in portafoglio. Però prima di entrare nel dettaglio, voglio riprendere e smontare la tecnica attuata da tutti quelli che, non sapendo cosa fare, non accettando di chiudere in perdita, ma disponendo ancora di denaro e di portafoglio liquido, continuano a mediare la posizione mentre il prezzo sta scendendo, esponendosi a un rischio via via sempre più grande. Infatti, la ripeto fino alla noia questa cosa, spesso l'investitore che vede il prezzo del titolo che ha in portafoglio, prezzo che diminuisce di valore, attua la cosiddetta mediata, ovvero ricompra ancora azioni. Magari ne raddoppia o ne triplica la quantità nel tentativo di abbassare il prezzo di carico. Il problema, come abbiamo visto, è che chi attua questa semplice strategia, vecchissima, credo sia la più antica, si espone ad un rischio che diventa doppio e triplo rispetto a quella che era la posizione iniziale. E tutto questo su un titolo che è debole. A questo punto noi possiamo dire che con le opzioni, detenendo il sottostante,
si può ovviare parzialmente a questa problematica, ovvero si può mediare senza utilizzare soldi nostri, costruendo una figura un pochino più complessa della precedente, ma assolutamente efficace, ovvero un ratio spread di call detenendo il sottostante. Allora, facciamo finta di partire da una posizione in perdita. Eccola qua. Noi siamo in una posizione in perdita. Il nostro titolo ISP, di cui abbiamo detto possediamo 1000 azioni, è sceso da 1,6 a 1,4. Quindi, se compriamo altre 1000 azioni, mettiamo il prezzo a 1,5, ma ci esponiamo a una perdita doppia. Punto. Quindi, anziché ricomprare mediando il prezzo di carico con altre 1000 azioni a 1,4, possiamo operare in questo modo. Iniziamo a comprare su una scadenza lontana, perlomeno 6-9 mesi. In questo caso abbiamo utilizzato la scadenza di marzo. Andiamo sulla prossima slide. Compriamo call a strike 1,6 e le paghiamo 75 euro. Ma contemporaneamente vendiamo il doppio, ovvero vendiamo due call a strike 1,70, ovvero più lontane delle comprate, incassando 110 euro ed accumulando quindi un premio che per differenza 110 meno 75 uguale 35 ci abbassa il prezzo di carico. Gli americani la chiamano la stock repair strategy. E ecco come si presenta appunto il nostro profilo di rischio: il sottostante, che è questa linea obliqua a 45 gradi, e poi la nostra posizione in short, in ratio spread coperta dal sottostante. A questo punto sono possibili tre scenari. Mettiamo che ci sono tre scenari. Il primo è che il titolo sta sotto 1,4. Diciamo che non succede nulla, rimaniamo in possesso delle nostre 1000 azioni, ma incassiamo il piccolo extra rendimento di 35 euro per gamba, che è derivante dal ratio spread di call che ci abbassa il cosiddetto prezzo di carico da 1,6 a 1,565. Il secondo scenario: il titolo supera il prezzo di 1,70. Bene, noi abbiamo una long call a strike 1,60 che diventa ITM. In questo caso ci assegnano 1000 azioni al prezzo di 1,60. Ho anche le due short call a 1,70 e mi riprendo a questo punto le 1000 azioni che sono per opzione venduta che ho in portafoglio, pagandomene ovviamente un prezzo superiore a 1,70, ma alla fine esco ugualmente in un guadagno, è un guadagno che corrisponde esattamente ad aver venduto ad 1,7 le originarie azioni che avevo in portafoglio 1,6, per cui ho guadagnato in tutti i casi quei 10, quei 10 punti, quei 10, quei 100 euro. Il prezzo, terza posizione, il prezzo a scadenza delle opzioni mi rimane tra 1,6 e 1,7, per cui l'unica call che verrà esercitata perché è ITM è la nostra long call 1,6. Per questa call ci verranno consegnate 1000 azioni che ovviamente noi rivenderemo subito ad un prezzo maggiore, perché il prezzo abbiamo detto che è sopra 1,6. Maggiore sarà il prezzo, ovvero maggiore sarà il prezzo sopra 1,6 e maggiore sarà il nostro guadagno. Volendo, lo si può fare anche utilizzando opzioni OTM, questo ratio spread, lo si può fare anche con opzioni ITM o ATM. La differenza che avremo sarà esclusivamente che più andremo ITM, ovvero se compriamo call a strike 1,30 e vendiamo call il doppio a strike 1,40, avremo un credito maggiore che è pari a 70 euro, che è il doppio di quello di prima, e abbasserà il nostro prezzo di carico che da 1,60 arriverà a 1,53, ma contemporaneamente però ci farà rinunciare a gran parte del guadagno. Vediamola un po' questa figura: a gran parte del guadagno nel caso le quotazioni iniziassero a spingere al rialzo, perché noi a 1,4 abbiamo il nostro stop loss, anzi il nostro take profit implicito. Una via di mezzo potrebbe essere invece acquistare, vediamo la prossima slide, un ratio spread con una long call a 1,4 e vendere due short call a 1,5.
In questo caso avremo un credito di 40 euro che abbasserà il nostro prezzo di carico, portandolo da 1,6 a 1,54. E niente, più andiamo a lavorare ITM e più, vediamo un po', e più abbassiamo il prezzo di carico, ma contemporaneamente che succede? Abbassiamo anche l'area di ipotetico guadagno. Al contrario, più andiamo a lavorare strike OTM e meno credito riusciamo ad ottenere per abbassare il prezzo di carico, ma contemporaneamente beneficeremo maggiormente di una risalita dei prezzi, in quanto le opzioni vendute hanno la vera funzione di un vero e proprio take profit, per cui avendo venduto molto più lontano, anche se incassiamo meno, se il prezzo sale guadagniamo senz'altro molto di più. Quindi se vendiamo opzioni a 1,4, a 1,5 o a 1,6 come abbiamo fatto negli esempi, quello sarà il nostro reale take profit al netto del premio incassato. A questo punto, per chiudere l'ultima parte di questi metodi operativi di opzioni su azioni sulle ISO alfa, vi voglio esporre un metodo di trading che secondo me è ottimo sul comparto azionario. Ovviamente il titolo deve avere tutti i requisiti di open interest, di put call ratio che abbiamo elencato sopra ed avere un costante trend rialzista, ovvero non si deve entrare su un titolo solo perché è basso, si deve entrare su un titolo perché abbiamo visto che gli operatori hanno messo dentro put, che queste put sono superiori alle call e queste put sono costantemente sotto al prezzo, in funzione supportiva. Innanzitutto utilizzeremo solo le opzioni per questa figura, qui l'abbiamo chiamata climbing, la scalata. Utilizzeremo sia il lato put che il lato call. Dal lato put cercheremo di prendere valore temporale che serve per attenuare il costo derivante dallo spread che apriremo sul lato call. Unisco appunto questi due spread, uno a credito che è di put e uno a debito che è di call, e rimango in questa posizione che ho chiamato climbing. Questa posizione, ora ve la faccio vedere. Unisce queste figure in spread. Questa posizione è formata da un'ampia area di indifferenza, come vedete, eccola qua l'area di indifferenza, che fa da tappetino ammortizzante e che non ci costa niente, anzi ci dà un leggero credito, ma ci mette al riparo da quelle che sono le normali oscillazioni del titolo. Questo quando? Quando è all'interno, magari che è in una zona supportiva e c'è molta volatilità, per cui rompe al ribasso, riparte al rialzo, rirompe al ribasso, non si sa mai dove va questo titolo. Ecco, questa è una posizione che ti può permettere di attendere senza grossi patemi d'animo che il titolo prenda una direzione ben precisa. A differenza appunto di una short put, non ci preclude però dei guadagni in caso di rialzo e abbiamo ugualmente un'area prefissata di massima perdita, eccola qui l'area. Oltre questo non possiamo perdere, è il nostro tappeto di sicurezza. Ma è evidente che se io ho scelto bene gli strike, non arriverò mai a concludere la posizione con una massima perdita, ma chiuderò tutto quanto molto prima. Magari se il prezzo mi scende e mi dice che stanno facendo il contrario, io sposterò tutta la figura, chiudendo tutto quanto e spostandolo più indietro. Anziché usare questi strike che sono tra 1,6 e 1,7, userò gli strike tra 1,4 e 1,6. Probabilmente, in modo che il prezzo mi vada a finire nel terrazzamento più, non mi vada mai a finire nel terrazzamento più in basso. Ecco come appare appunto questa figura con questo esempio. Se la vedete è molto facile, no? Alla fine è un profilo di rischio che assomiglia con la linea dell'Atanao arancione ad aver comprato direttamente il titolo. In realtà è una cosa ben diversa perché nel tempo permette di aspettare le normali oscillazioni del prezzo, non rimettendoci nulla, permette di avere uno stop loss implicito, però non dà un target, non dà un take profit ben definito del prezzo. Allora, facciamo conto che abbiamo individuato noi che il titolo ESP ha dei buoni movimenti monetari sul lato put,
tanto da indurmi a rischiare il mio denaro in un ingresso di short put coperto. Allora, con prezzo ISP a 1,6, io vendo put a strike ATM, ovvero a 1,6. Incasso 110 euro. Mi copro al ribasso, come abbiamo visto prima, comprando put ATM a strike 1,3, spendendo 20 euro. Quindi 110 meno 20 mi fa rimanere in cassa un credito che è pari a 90 euro. Questo credito lo devo utilizzare parzialmente per comprare delle call. Che call comprerò? Comprerò call ATM a strike 1,70 che pagherò soltanto 67 euro e rimarrò appunto a credito e nonostante rimango a credito sono sempre ben impostato con un rialzo dei prezzi. Come vedete la linea dell'Atnao, quella arancione, è ben definita e di tutto equiparabile come abbiamo visto prima all'acquisto diretto del sottostante, però ha a favore questa area di valore temporale che gli permette di poter subire anche parziali fluttuazioni negative, perché c'è un valore temporale che prima o poi il mercato ce lo deve dare. Per cui anche se il prezzo rimanesse fermo, ci sarebbe ugualmente del vantaggio rispetto al semplice acquisto del sottostante. E soprattutto ci dà quella che è la sicurezza che noi dobbiamo avere al mercato, uno stop loss implicito che sia ben chiaro ed inattaccabile, che è questa base qua della put 1,30. Poi questa posizione la possiamo piano piano modificare a seconda di come il mercato si può muovere. Facciamo un esempio che tutto ci va a gonfie vele, no? I prezzi salgono e vanno a 1,7. In questo caso una prima operazione utile potrebbe essere quella di monetizzare il delta positivo che ci viene a favore vendendo una call OTM, ad esempio con prezzo a 1,7 vendiamo una call 1,8 che, vediamolo, a 1,8 quella call avrà un valore presumibilmente di circa 73 euro. Ecco la figura di rischio come appare. Abbiamo sempre un delta rivolto, e lo rappresenta il nostro ATNOW, rivolto verso il rialzo, per cui un delta positivo. Abbiamo un grande valore temporale che sale sempre di più al salire delle quotazioni, per cui noi siamo sempre saldamente in trend, ma a guadagnare a questo punto, oltre che il delta, ovvero la direzionalità, a guadagnarne è anche il valore temporale e l'innalzamento di quello che è il nostro stop loss implicito. Vedete come il nostro stop loss rispetto a prima, che era vicino a 300 euro, adesso con la vendita della call è passata intorno a 200 euro, c'è una bella differenza, insomma. In più abbiamo aumentato questa area di grande valore temporale e non abbiamo scalfito la tendenza rialzista della nostra posizione. Ammettiamo poi che il prezzo arrivi sul livello di forte resistenza. Questo forte livello di resistenza, come abbiamo visto all'inizio, ci viene confermato anche da quelli che sono i posizionamenti monetari degli operatori. Questi posizionamenti si riassumono in ingressi di nuove call e a chiusure della componente put. Di solito succede quando si arriva a un top, a un bottom, su quel bottom gli operatori cominciano a smontare le posizioni, tolgono il sottostante, lo liquidano, tolgono le put e Ledger entra contrarian di short call, per cui il prezzo trova su quei livelli un punto di resistenza. A questo punto noi che cosa possiamo provare a fare? Chiaramente sempre con molta parsimonia, perché le movimentazioni con le opzioni devono essere sempre molto lente, molto ben meditate, soprattutto a dosi omeopatiche, perché poi è il tempo che lavora per noi soprattutto. Per cui con molta parsimonia possiamo iniziare a vendere altre call. Queste altre call in vendita ci permetteranno di valorizzare ancora di più quello che è il valore temporale e come vedete io ho venduto adesso un'altra call e non temere appunto un ritracciamento. Quindi ipotizziamo che il prezzo sia salito a 1,9. A questo punto possiamo provare, anziché liquidare la posizione, possiamo provare a vendere una seconda call ATM a strike 2,1. Da questa
Con l'OTM incasseremo circa 54 euro, che andranno ad aumentare vistosamente ancora di più quello che è il valore temporale, che è rappresentato dalla distanza che c'è fra il payoff a scadenza e l'at now, ma soprattutto dall'asse dello zero al payoff a scadenza. Vedete, c'è una grande area di valore temporale, c'è questa bellissima forma a cupola che ci preserva da perdite sia al ribasso che al rialzo fino a un certo punto. Chiaramente non è che se si arriva qua si comincia a perdere, ugualmente se si arriva qua. Quindi possiamo appunto provare a vendere questa call OTM incassando questi 54 euro, aumentando il valore temporale, e in questo modo che facciamo? Diamo al prezzo la possibilità di assestarsi, ben sapendo che ogni giorno che passa il nostro profilo di rischio, che è l'ATNOW, tenderà ad avvicinarsi sempre di più a quello che è il profilo di rischio definito dal nostro payoff. Per cui il nostro portafoglio ne trarrà vantaggio, visto che abbiamo una grande area di guadagno che è veramente ampia, che va da 1,48, abbiamo visto, fino a 2,32, una cosa incredibile. Bene, a questo punto io passerei alle domande, visto che l'argomento lo abbiamo più o meno definito. Andiamo a vedere le domande, cominciate a farle. Allora, parto da Paolo. Il foglio di calcolo con cui vediamo i movimenti delle opzioni lo potremo avere con l'ultima lezione. Il foglio di calcolo con cui vediamo i movimenti lo trovate sul sito sunnymoney.it, alla sezione risorse, cui è lì insieme al foglio di calcolo delle posizioni, ai fogli di calcolo della volatilità, ai fogli di calcolo del prezzo dell'opzione. Poi Alessandro chiede: a quale strike OTM in percentuale su ATM va aperta la put long put di copertura nel collar? Grazie. Questo dipende dal tuo profilo di rischio. È chiaro che più stai lontano e meno spendi per l'acquisto della long put, però hai una base di copertura più lontana, cioè se il prezzo scende il tuo stop loss è un pochino più costoso. Chiaramente però quello che non spendi nel caso di rialzo ti va tutto nel portafoglio se il prezzo rialza. Allora, se vendessimo solo con scoperte e vediamo eseguita scadenza, che succede? Abbiamo dei titoli? No, i titoli te li danno i titoli non sono short, i titoli sono in acquisto, te il titolo lo compri, anche se hai venduto delle call. Ammetti che tu hai venduto delle call a 1,7, il prezzo era a 1,6 e sale a 1,9. Te vieni esercitato con le call a 1,9, per cui ti prendi quelle opzioni, quelle azioni a 1,9, per cui ha un prezzo di carico altissimo, più la perdita che hai maturato Ecco, una cosa importante: vendere call senza detenere il sottostante è qualcosa di veramente pericoloso, ma veramente tanto pericoloso, soprattutto sui titoli azionari che a volte fanno delle salite veramente importanti, che ti mettono veramente in difficoltà. Per cui, come hai visto, la vendita di call nuda non è stata contemplata mai, quindi escludila a priori. Chi era che la chiedeva? Paolo, non le vendere le call scoperte. Poi zio Mario, buonasera, per motivi di lavoro mi sono collegato tardi, è possibile avere la registrazione? Certamente zio Mario, la facciamo subito dopo il webinar, la carichiamo su YouTube e poi la mettiamo sul sito sunnymoney.it. Italo, la scadenza delle opzioni è sempre la stessa? Allora, la scadenza delle opzioni, io preferisco lavorare sempre le trimestrali. Le scadenze non sceglietele mai troppo vicine perché si caricano di gamma, soprattutto se fate operazioni in short put, in credit put, in spread a credito di put. Meglio avere scadenze a 6-9 mesi che ti permettono di stare tranquillo e di poterti muovere e rollare la posizione senza impazzire quando sei sotto scadenza, e penso
rarissimamente ti potrà capitare di essere esercitato nel durante. Il webinar si può rivedere? Sì, certo, si può rivedere. Allora, tornando all'acquisto di long call al posto di acquistare azioni coperte da long put, acquisteresti lip call scadenza 1, 2 anni? Francamente io no, perché sono un trader molto attivo. Comprare opzioni molto lontane nel tempo, paghi talmente tanto valore temporale e soprattutto prendi qualcosa che si accorge molto poco della volatilità che c'è sul mercato, non sente, non è molto reattiva quell'opzione, per cui è molto facile che te la ritrovi in portafoglio e alla fine non ti dà nulla. Meglio lavorare scadenza a 3-6 mesi e di continuo rollare le posizioni. Allora, Bruno, per la strategia climbing, nel caso il sottostante ci andasse contro, come la correggeresti? Allora, la climb, ritorno indietro, te la faccio vedere da come parte. Se il prezzo torna indietro, te hai tutto il tempo di poter rollare, perché abbiamo detto, scegliamo opzioni che hanno scadenze tra i 3 e i 9 mesi, per cui sono opzioni che sono molto meno sensibili all'effetto gamma e alla volatilità delle altre opzioni, anche se hanno dei bei premi. Per cui te non fai altro che, mettiamo che discenda, ti va da 1,5, te vedi che il sottostante non dà tanti segnali di recupero, a questo punto puoi addirittura chiuderti e vendere una call in più, di modo che non fai altro che alzare questa gamba e metterti in protezione, oppure chiudere la call che non sta guadagnando, non c'è niente di strano, insomma. Oppure spostare tutta la figura e portarla più in basso, dico, va bene, ho visto un supporto su Intesa San Paolo a 1,4. Bene, inizierò a vendere le put 1 e 4, mi comprerò le put 1 e 1, 1 e 2 e comprerò call 1 e 5. Questo fino a che il prezzo non ti va a favore, perché non è che potrà arrivare sempre tutte le volte a andarti contro ogni volta che te vedi entrare put sul tuo sottostante di riferimento. Buonasera Bruno, come aggiusti la strategia climbing? Ah, l'abbiamo vista. Le scadenze mensili quindi vengono usate pochissimo. Dipende, c'è chi le usa molto, però le scadenze mensili per avere dei premi decorosi devi stare molto vicino al prezzo, più stai vicino al prezzo, più rischi. Meno stai vicino al prezzo, meno rischi. Per cui io preferisco sempre, anche con le opzioni su indice o su future, lavorare scadenze che hanno come minimo 3 mesi di scadenza. A maggior ragione preferisco usarle sulle opzioni su azioni. Ci sono altre domande? Vedo che non ci sono altre domande. A questo punto, dopo le domande, io ripasso a quelli che sono i nostri saluti. Prima di salutare tutti quanti, voglio ricordare la speciale promozione che è dedicata da Banca Sella a tutti i partecipanti ai corsi che intendono aprire un conto trader. Consiste appunto questa promozione nell'applicare un profilo commissionale che è il numero 6 a costi competitivi, ovvero sui mercati azionari, su tutto il comparto obbligazionario, 2,50 euro ad eseguito, che è assolutamente buono, ve lo garantisco, e 6,50 dollari sul mercato del MISE e sul Nasdaq. Quelli sotto sono i riferimenti commerciali che sono Davide Monte e Stefano Bellavita. E poi per l'assistenza sul trading online avete l'email assistenza trading@sella.it e il numero di telefono che è un 800 800 050 202. Controllo se ci sono altre domande. No. Bene, a questo punto abbiamo terminato. Alla prossima settimana vi aspetto sempre di mercoledì e sempre alle 16:30. Grazie di tutto, buona serata.